Salve amiche ed amici, ho sentito in questi giorni al telegiornale, ieri, l'altro ieri, circa le elezioni che ci sono state e non mi stupisce, anzi, per la verità sì, mi stupisce il pensiero che gli italiani sono stati indecisi fino adesso se votare o no per il Movimento 5 Stelle, come ancora continuino a votare per il PD e per il PDL, che sono praticamente uguali, e come mai, se c'è stata una rivincita grillina o pentastellata, solamente si sia avanzati così poco, perché io mi immaginavo una rivoluzione elettorale in tutta la penisola, isole comprese. Invece si direbbe che si sta avanzando come nello sbarco di Normandia, avamposto per avamposto, città per città, regione per regione. Vabbè, comunque gli italiani forse hanno memoria corta e ci vogliono sempre dei nuovi scandali perché si decidino a votare per il Movimento 5 Stelle. Si vede che hanno aiutato i pentastellati tutti i nuovi scandali che ci sono stati a dozzine negli ultimi mesi, che hanno coinvolto tanto il PD come il PDL e come altri partiti. La mafia romana, la mafia capitolina, con le tangenti che ha raccolto tanto nelle cooperative bianche come nelle cooperative rosse. Ieri ci hanno fatto ridere Camillo e Don Peppone, ma adesso sappiamo che la satira sociale purtroppo caratterizzava delle situazioni incresciose, perché non c'era solo simpatia negli anni del dopoguerra fra Camillo e Don Peppone, ma anche molta connivenza. Le cooperative bianche e le cooperative rosse, rappresentate da Camillo e Don Peppone, in realtà facevano tutt'altro che andare d'accordo e stringere dei lazzi d'amicizia. Invece stringevano della connivenza criminale e della corruzione insieme. E vabbè, è il nostro ben amato paese, che ha tutti i difetti di sempre, da sempre, e li continuerà a avere sempre. Io spero che i cambiamenti politici continuino ad andare avanti. Lo spero vivamente. Però sono un po' rassegnato, perché le ultime svolte nella politica potevano succedere prima. Che tempo ci vorrà perché succedano dei veri cambiamenti? Che stiamo aspettando a deciderci a cambiare l'Italia? Troppa burocrazia. Veramente, siamo ancora indecisi su che cosa bisogna fare per migliorare il paese. Io sento che si potrebbe fare di più. Infatti, vorrei dare il mio contributo, ma non so ancora decidermi. Forse potrei entrare nel Movimento 5 Stelle, ma non lo so. Forse potrei dare il mio contributo come giornalista. Caro Marco, Marco Travaglio, ti voglio ricordare ancora una volta che se cerchi un collaboratore per il tuo fatto quotidiano, ci sto qua io. E quindi, se ti decidi,
Io posso benissimo mandarti degli articoli come collaboratore, inviato speciale, magari dall'estero, per sapere quali sono le opinioni dei nostri concittadini nelle collettività all'estero, nei comites. Che poi io non ho capito che partiti politici ci sono all'estero, perché gli spagnoli all'estero votano per i partiti politici spagnoli. Invece gli italiani votano per i comitè, che sono magari delle reminiscenze filosovietiche, non so. Però i comitè nel mondo sono rappresentati da parlamentari e senatori che non fanno parte di partiti politici, a cui votano gli italiani. Quindi mi sembra una politica differenziale. Non mi sembra. Mi sembra che bisognerebbe votare tutti, anche gli italiani all'estero, per gli stessi politici. Che fa il Movimento 5 Stelle per gli stranieri che votano, per gli italiani che votano all'estero, nello straniero, negli stati stranieri dove risiedono? Che fa il Movimento 5 Stelle per rappresentare gli interessi dei cittadini italiani residenti all'estero? È quello che mi chiedo anch'io. Ha una politica ben definita? Qua adesso sono le 19:28, martedì 16 giugno 19:29. È da molto che non facevo un video così a rotta sciolta e a rotta sciolta. E con questo tablet, perché c'è una buona risoluzione, perché è di una marca molto economica, la Eurocase. L'ho portato più di 8 mesi di seguito all'assistenza della marca e poi 4 mesi alla garanzia stessa. Adesso mi funziona, spero che mi funzioni per sempre. Però i tablet sono una porcheria, la prossima volta mi compro un cellulare. Niente, era da molto che non parlavo del via e del bar. Adesso voglio parlare della politica in Italia, però mi sconforta molto perché tutte le cose che si sono detti negli ultimi 20 anni i politici italiani nei talk show Porta a Porta, Ballarò, Anno Zero, per convincere gli elettori dall'una e dall'altra parte che avevano ragione, che i problemi erano degli altri, e adesso si sa che sono tutti conniventi. Per cui io non credo più a nessuno, a parte i pentastellati. E vediamo che possano fare qualcosa, perché sarebbe una triste delusione scoprire che sono come tutti gli altri. Già gli italiani nel post-guerra sono stati delusi dal PC, dalla DC, dall'MSI, dal PSDI, dal Partito Repubblicano, dai radicali, da tutti quelli del pentapartito. Poi, con Tangentopoli e Mani Pulite, gli italiani sono stati delusi prima dalla Lega, che andava contro Forza Italia dicendo che era il partito della mafia, che Berlusconi era un mafioso. Poi sono stati delusi da Forza Italia, poi sono stati delusi da Rifondazione Comunista, poi adesso sono stati delusi da Riaffondazione Comunista, che è risorta, però non conta nulla perché è un partito extraparlamentario. Poi sono stati delusi dal polo di destra, dal polo di sinistra, dalla Quercia, dalla Margherita, dall'Olivo, dal girasole. C'era tutto un bosco alla sinistra, no? Un sottobosco politico. Poi sono stati delusi dal polo di sinistra, dicevo, dal PD, anche dal PDL. Hanno fatto partiti nuovi che
si sono fusi insieme, che si sono divisi, che si sono ricongiunti, che hanno fatto tante scatole cinesi senza contenuti ma tanti contenitori, no? Alleanza Nazionale ha deluso, e adesso ci sono tanti partiti che sono nati da quelli di ieri, però quelli di ieri sono rimasti, perché a Castel Fussano, a Castel Gandolfo c'è ancora la sede storica della Democrazia Cristiana, che non hanno tolto la placca, quindi rimane operativa la Democrazia Cristiana, come è rimasto operativo il partito del, non so se del Girasole o della Margherita, che intascavano soldi dei contributi pubblici e li mangiavano per finanziare un partito che in pratica in politica non scendeva più, però che ancora spendeva soldi per organizzarsi e articolare le sue attività nel territorio. Quindi la politica ci ha arci deluso, la Lega, tutti. E adesso si vogliono riorganizzare per fare quello che sanno fare sempre, mangiare. E nelle ultime elezioni sono avanzati i grillini, cioè non è che sono rimasti in più, hanno preso delle cariche. Ecco, io il giorno di domani, fra 5-15 anni, non vorrei deludermi del partito del pentastellato, no? Del partito Movimento 5 Stelle dei grillini. Spero che almeno loro si riscattino e ci riscattino, perché sarebbe triste, dopo tutto quello che ho elencato, elencare anche il Movimento 5 Stelle. Tutti i partiti del pentapartito coinvolti in Mani Pulite, Tangentopoli. Ah, un'altra cosa, si diceva che non c'erano corrotti comunisti nel pentapartito. È vero, almeno in parte, ma solo per una ragione, perché missini e comunisti di Enrico Berlinguer quasi non contavano nulla. E quindi non avevano molte cariche, non ricoprivano molti ruoli politici, e quindi nessuno li andava a corrompere perché non contavano una mazza. Ma dopo, nella Seconda Repubblica, ci sono stati collusi fra missini e comunisti, anche loro. Quindi per il momento non ci sono molti corrotti, anche se qualche grillino ha preso la tangente fra i pentastellati. Ma il giorno di domani, che governerà, perché già ha iniziato a governare in Italia, il Movimento 5 Stelle, bisogna vedere se anche loro si faranno tentare dalla tangente e dalla corruzione politica, o magari no, perché finché non governi nessuno ti vuole corrompere, cooptare o colludere, perché non vali nulla, e quindi che ti pagano? A uno che non è sceso in politica o che non vale nulla in politica non gli danno del denaro, gli darebbero dei regali. Invece a quelli che possono fare qualcosa di utile politicamente parlando gli vanno a dare la mazzetta. Per il momento i pentastellati non hanno, cioè da queste elezioni escono i pentastellati con degli incarichi ufficiali pubblici di burocrazia, di amministrazione pubblica. Bisogna vedere se si fanno tentare o no, magari per finanziare il movimento, che sta diventando sempre di più un partito politico, e quindi stiamo attenti a come governano, con chi governano e se scenderanno a dei compromessi con la corruzione. Però per il momento non hanno avuto degli incarichi, quindi nessuno li andava a corrompere, non ne hanno avuto di molto importanti, dico. Magari il giorno di domani che faranno un governo nazionale, bisogna vedere. Io c'ho fiducia, poi però vediamo. Che altro dire? Che io non sto al tanto, vedo il telegiornale quasi tutti i giorni, dicono sempre le stesse cose, perché è un po' una routine monotona vedere il telegiornale. Poi vedo dei video da internet, però ormai la politica non la seguo più, già non la seguivo quando ero giovane, quando c'era il pentapartito negli anni 70-80, da piccolo e da ragazzo, da adolescente, poi negli anni 90, anni 80-90, 2000-2010. Vabbè, io seguo da lontano la politica, ma se voi volete fondare un movimento prendete il banner, i banner del mio canale e fondate un movimento Saint-Etienne, raccogliete firme
E quando il movimento è pronto, io accetto il ruolo di segretario generale a livello nazionale. Però per il momento non voglio scendere in politica, preferisco fare dei video per delle motion Vimeo YouTube. Però ecco, queste sono le mie conclusioni a freddo di quello che ho sentito nella tele e nei telegiornali. E prossimamente farò qualche video, qualche altro video sulla politica italiana, cercando di capire e seguire i risultati di queste elezioni che finalmente vedono più protagonista il Movimento 5 Stelle. Vediamo che rotta intraprenderà il nostro paese, se si potrà migliorare qualcosa. Che contributo daranno i pentastellati e come andranno a finire le faccende, che equilibri seguiranno. Per il momento vedo che i pentastellati concordano molto nel loro agire con i forzisti, quelli di Forza Italia. La cosa mi preoccupa un po', però se serve ad andare avanti, avere delle intese contro questo governo, vediamo che succederà. Non vorrei che con questa alleanza Forza Italia si assorbisse il Movimento 5 Stelle, o che succedesse l'inverso, che quelli di Forza Italia entrassero in massa nel Movimento 5 Stelle. Queste metamorfosi non sono rare in Italia e si chiamano voltagabbana o badoglismo politico. C'è un gattopardismo immane in Italia. Chi ha voluto smacchiare il giaguaro ne è rimasto macchiato. E poi c'è un gattopardismo eterodosso ultimamente. Però queste cose le approfondiremo in un altro video. Adesso basta, se no viene troppo pesante e poi mi sono già stancato. Quando posso farò altri video. Questo per il piacere di condividere con tutte e tutti voi le mie opinioni e i miei interessi. Adesso vi lascio. Ho registrato con un tablet che filma con una camera da 2 megapixel in 720x1280. Poi gli darò formato per togliergli il peso. Allora è stato un piacere, qui il vostro Santen Chan, tanti saluti e a presto. Ciao!